devi studiarci bene. Però questo non c'è la mia cazzata, ma non c'è proprio. Dai, dai. Centrale, capito, non so niente, capito? Non lo so se... Buona! 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 Bu
stampato. Allora, l'esordio in casa con i ragazzi di Mister Caputo, la Juniores, si ricomincia un'altra avventura anche quest'anno contro Avis Policoro. Non c'è stata storia, abbiamo visto la grinda, la forgiatura di Mister Caputo in campo, 13-1, comunque voglio fare i complimenti alla squadra del Policoro che comunque se l'hanno giocata fin dal primo minuto, ma forse in campo le forze erano totalmente diverse. È stata una gara a cui ho detto ai ragazzi di prepararli in settimana con molta concentrazione perché era la prima partita che giocavamo in casa. L'altra abbiamo esordito con lo Shaolin a Potenza e oggi ho chiesto ai ragazzi di stare concentrati dal primo minuto perché era importante fare il risultato,
perché i punti portano il morale. La squadra con questa vittoria non ha risolto niente, ma ci dà morale per lavorare meglio per il futuro. Devo dire buona applicazione, buona la fase difensiva, discreta la fase offensiva, direi una squadra molto attenta in campo e sa quello che vuole. Sa quello che vuole. Mister, dalla squadra dell'anno scorso abbiamo notato che abbiamo quasi tutti i ragazzi dell'anno scorso, in più due new entry. Di dove sono questi ragazzi? Sono due ragazzi di San Severino Lucano che direi si stanno inserendo piano piano. Uno si è già inserito bene, si allena con buona volontà, ci tiene. L'altro piano piano si sta inserendo, a poco allenamento, ma è un ragazzo che ci può dare una mano, perché a livello tecnico può far fare il salto di qualità alla squadra. Comunque il salto di qualità la squadra l'ha fatta sicuramente, perché io mi ricordo i primi allenamenti dell'anno scorso, non c'era né testa né coda, adesso c'è la testa, c'è la coda e ci deve essere tanto rispetto ed educazione, come sempre i ragazzi del Castrum sanno fare. Sul piano del comportamento, diciamo, stiamo lavorando da un anno e mezzo, non è facile, però già qualcosa di positivo si vede. A livello sul piano tecnico e tattico devo dire una squadra che ha preso bene quello che vuole fare, devo dire che a partire dalla fase difensiva devo dire che la squadra sta molto compatta, stretta e non vuole dare spazi agli avversari. Questa è la mentalità giusta per giocare il calcio a 5. Allora mister, noi non possiamo che farti tantissimi auguri e un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Noi quest'anno naturalmente seguiremo almeno tutte le partite in casa, non so fuori casa cosa possiamo fare. In bocca al lupo e grazie e complimenti ancora per la vittoria di oggi. E anche per voi, perché sempre devo dire, lo ripeto, l'ho ripetuto l'anno scorso per un anno intero, lo ripeto ancora quest'anno per il lavoro che comunque stai facendo e continuerai a fare per il Castrum Bianelli. Ricordo e saluto anche Serena Rizzo che si occupa delle foto. La ringrazio veramente, perché si è creato una buona atmosfera, un buon entusiasmo intorno a questa società, anche all'esterno, quindi si può crescere, si può fare meglio sia a livello di socializzazione sia a livello poi tattico e tecnico, poi sono problemi che vengono dopo, però è già importante che si è creato un clima positivo. Allora mister, sempre e forza Castro, forza Castro, grazie.